E bella raga, bella raga. Vediamo se. Sto aspettando il signor Musa, però non mi ha cacato. Vediamo. Siamo qui per giocare The Day Before. Aspetta, vediamo se è stato rilasciato. Vedo che sta avendo problemi pure lui. Vediamo. A Karim gliel'ha dato. E a me? 38,99 euro. Puttana. Dai, compra. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ma lei è un bel tipo, sa? Grazie. Ok, ce l'ho. Chiudi questo. Aspettate che riscrivo, eh. Eccolo lì. Scusate, scrivendo in chat. Ecco qua, siamo in live tutti e due. Eh sì, sta dicendo che speriamo che ci si possa invitare alle case vicenda. Ma Una vabbè. volta, anni fa, di no. Allora, aspettate che non ho fatto neanche la storia io. Un quarto d'ora e ci siamo. Signori, ce la stiamo facendo, stiamo scaricando The Day Before al Day One. Sarà vero? Vediamo. Allora. Faccio così, mi autolinco. Boom. Che caldo, che caldo. Ok. Perfetto. The day before day one, assolutamente sì. Apro anche la finestra. Sto schioppando dal caldo. Tutto bene, Ricky, tutto bene. Eccomi qua, tutto bene. Io a sto punto mando anche la richiesta di squad a Karim, prima che mi scordo dopo. Eccolo lì. E poi magari lo invito anche qua sul coso. C'è anche una patch da 1 giga e 3 di Medieval Dynasty. Oh, vediamo un po'. Guestar. Eccolo qua. Eccolo qua. Oggi è il The Day After The Day Before. No, oggi è il The Day Before. Il Day del Day Before. È uscito The Day Before e, sta pe e pesa 52 giga. È il D-Day, no? No. La vigilia di Natale. Ah, comunque, punto esclamativo 12 ore, il 22. Nella pre-vivigilia di Natale ci sarà 12 ore che potrebbe sfociare nella vivigilia di Natale. Dipende da voi. Non l'ho fatto durante il periodo degli sconti perché avrei preferito farlo prima di Natale. Perché poi gli sconti partono il 27. E sì, però mi dispiaceva fare la live dopo, la 12 ore dopo Natale. Quindi preferisco farla prima. Assolutamente, Gabriel.
È riuscito a uscire, lo sto scaricando. Sta rallentando un attimino il download, mannaggia. 11 minuti e 50. Incredibile che sia un gioco vero. Mo' vediamo. Ci sono gli sconti delle sub, ma solo per le sub fatte, non le sub regalate, Ricky. Aria stanca, grazie per i 25 mesi. Una volta, anni fa, di no. Grazie che ci fa da caviare. 38 euro li ho sentiti tutti, posso dire che sono tantini. Sono un po' tanti. 38,99 euro, cioè 40 euro, so... Però siamo tutti lì a scaricarlo. Vedo anche Lino lo sta scaricando. Valsh, grazie per i 49 mesi. 40 adesso, 50 all'uscita. Puzza di truffissima. No, adesso vediamo, dai. 9 minuti. Coccolino, oggi lo Stetrica mi ha detto: guarda serie TV e cose che ti piacciono per produrre più endorfine. Quindi niente, eccoci qua. No. Ti endorfinizzo. Vieni qua che ti coccolo. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Il collegamento telefonico, io l'avrei fatto, però Karim ha detto aspettiamo che ci stabilizziamo, quindi non vado a rompergli il Only Eyes, grazie per i 26 mesi. Immagino che mi chiamerà lui quando sarà pronto. Se mai sarà pronto. 8 minuti. Lo sono, Coccolino, lo sono. Madonna, stavo guardando la live di Q prima e stavo parlando di amici che facevano battute sulle donne. Non so se si dice battute misogene, se prendi per il culo le donne. Sì, ecco, quelle battute lì. È un horror? No. Potrebbe essere il gioco dell'anno. No, non sapevo... Allora, non sapevo se la terminologia corretta fosse battute misogene. Barbie, buon mesiversario. Anche a lei, grazie mille. Misogine. Vabbè, comunque. Aveva anche detto che uno preferisse una ragazza, ha detto comodino con l'utero. E questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché non vuol dire niente. È semplicemente... A proposito, Kuma ha mandato il Gat Campanella di Natale. Aspetta, fermi. E mi ha fatto ridere perché non è assolutamente il nulla cosmico quella cosa lì. Era giusto per sminuire in un qualche modo... La donna, cioè cosa vuol dire? Domani mattina alle 9 per i VGA, sì. Allora. Datemi un secondo che vi carico anche il Gat Campanella di Natale. Ah, che giornata. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Arrivo, Non mi sta caricando l'emote. Ah, giusto, perché c'ho Steam che sta scaricando a cannone. Per forza è tutto più lento. La live va bene, sì. Però l'upload va un po' come vuole. Juliet, ciao, signor Gattone. Sempre di corsa, ma sono 8 mesi. Anche la seguo poco in live, la supporto sempre con i sub recuperi. La voglio tanto bene, un abbraccione ed un salutone anche a Karim. Vi può mandare una benedizione di buona fortuna, visto che il 15 compio gli anni e ho davvero bisogno di tanta fortuna. Tantissimi auguri, Giulio. Tantissimi. Botto. Non funziona qua il caricamento delle emote.
Non so. Sì che dovrebbe pesare meno di un mega. 4 minuti però per The Day Before nel frattempo. Carimon ti sta cacando dalla live transo. Ciccio, non ho mica capito. Non ho capito. Gasato per questo possibile Goti? Assolutamente sì. Non ha visto i messaggi? No, no, mi aveva già risposto. Ha detto che mi chiama lui, credo, appena ci siamo sistemati. No, no, ma infatti lasciamo Karim snocciolarsi. Non lo so, non ho pensato di registrarla Space Cowboy. Potrei volendo, ci penso. Tanto vorrei non crepare di caldo, cosa che sta accadendo in questo momento. 2 minuti e 50. Stasera sgarro la dieta, ho ordinato un bel panino hamburger unto. Ah. Io ho mangiato le polpette con le carote. A pranzo ho mangiato un po' di panettone in vasocottura. È molto buono, è molto buono. Stasera si sgarra che ho amici a cena, involtini con formaggio e speck. Te sei un bastardo. Non sta andando proprio l'upload delle emote. Non so che fa. Refresh, vediamo un po'. Che poi non so se sia colpa di Steam o che... Riprovo. Ok, ha funzionato, perfetto. Ecco qui, attribuzione a Q. Eccola qua. Perfetto, adesso avete la Santanella. Siete contenti? Un po' italiano, un po' inglese. Non ho più provato con Omniverse, riprovo domani. Grazie per gli aiuti, riprovo domani mattina, non pomeriggio. Kravitz, buonasera, potrebbe essere la live dell'anno? Assolutamente sì. Non l'ho caricata, Juju? Devo fare una bella pulizia. Non la vedi in lista, eccola lì. 50 secondi. Attenzione. Eh? 40 secondi. Come fa Lino ad essere già in gioco? Scusami. Ma non ci credo. Sta già giocando Lino? Come cazzo ha fatto? Cosa che c'è la connessione peggio? Boh. Ma mancano di nuovo 50 secondi. Scaricava 95 mega al secondo. Come fa di non avere quella connessione là? Che è attaccato col wifi. Io 87 ho di picco. 88, 87, 9. Solito ora Kravitz. Attenzione, eccoci! Eccoci! Eula!
Ah, aspettate che voi vedete la cattura dello schermo. Comunque qua mi chiede indirizzi IP, identificatori di gioco, informazioni, identificatori di sospetti di hardware. Chiede un po' troppe robe Battle.ai comunque. Dai. La scaricata da torrent ed è un porno. Beh. Ancora, sì. Oh. Ok. Attenzione. Sta partendo? No? Cioè, io schermo nero. Allora? Niente. Ciao Q. Pure carino lo schermo nero. Eh beh. Ok, ha fatto qualcosa. Ecco qua, sta partendo. Adesso lo dovreste vedere anche voi tra poco. Spero. Madonna, non sta girando per niente. Perché non lo acchiappa? Fa il bastardo? Mi stanno, grazie per i 23 mesi! Da Verona, grazie mille! Non lo fa vedere, veramente! Che storia! Perché? L'audio è alto, sì. Vabbè, facciamo cattura schermo intanto, ecco qua. Romer. Ah, il Pathfinder. Ah, aspetta. Alla percezione. Ok. Il Pathfinder è il simpatico. Lo sniper praticamente. No, io vado di roamer. Alright, the first rule is cardio. 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 Now I get it. Stai fermo che non ti vedo! Ma sì, dai, questi. Questo qua. No. L'audio però. No, non lo voglio. Posso toglierlo? Ah, ok. Che bei capelli di merda che abbiamo. Ok. Eccoli qua. Non c'è il basettone. Eccolo qui. Perfetto. Perfetto. Volevo mettere uno spazio, ma... Ma l'audio non si può... No, sono tutti full! Vado ad Ashendel. Che è entrato su Beach Town. Qual era? Niente. È full. È entrato Karim? Niente. E allora vado a Crimson Hills. Se volete dirgli che io sono entrato in un altro, diteglielo. Game Awards domani mattina, sì.
Era troppo pieno il suo. Ha cambiato server, ditegli il mio allora. Che sta andando. Tanto si riempiranno tutti. Adesso c'è un silenzio assordante comunque. Eccoci! Stay put. Show me your hands. Do you hear me? Damn. Is he infected? Looks clean. What do we do? He'll die here. No time. Get him to the car. See? It looks like your pupils are responding and your hearing is intact. How are you feeling? Minchia, anche la cazzina, eh? When we found you, you had lost a lot of blood. I don't usually believe in miracles, so I assume that your quick recovery is the result of incredible fortitude. Oh, by the way, welcome to Woodbury. Grazie. C'è qualcuno che sta saltando nel frattempo. Random City, grazie per la sub. So, can you get up? Try to get off the bed. Kenev è già morto. Oh, se volete dirgli di provare il mio server, fatelo. No, voglio giocare in prima. Come gira male. Cioè non gira male, è come legnoso il personaggio. Ciao. All right. You're so if you're feeling okay already, you can go. Cosa mi è successo? We found your car was nearby. Okay. Well, anything else? Take care. Grazie. Don't forget to take your belongings. Ah, è clippato! Come? È clippato ed è morto nella ca... perché in un server troppo pieno. Io ho sete, tra l'altro. Allora, backpack. Ma posso prendere tutto? Ok. E poi lo apro? Com'è che è? Ah, no, ok, questo è il mio backpack. Scusa, non... Ah, ok, voleva... Voleva che prendessi l'acqua prima. Bella stronzata. Ok. For weapons and other equipment, you can check out at our shop. Ok. L'audio com'è? Che mi sembra a posto adesso. Ah, ecco perché non me lo pigliava. No, com'è? Vediamo. Perfetto, adesso non lo vedete più come cattura schermo. Ottimo. No, no, non siamo in chiamata. Lo sentiresti se fossimo in chiamata. Che succede? Oh mamma, ho abbassato il volume e mi ha ridimensionato la finestra. Non credo abbia l'italiano, però... E là, sì! Come? Attenzione! Però l'audio è sparito adesso. Lo rimetto al massimo, che non sento un cazzo. La svolta. Bevi l'acqua. Come si fa? Così? Beh, dai, non ha tolto il tappo, ma ha bevuto, dai. If you go out again, sì. Don't forget to replenish your food and water supplies at Rob's bar. Ok. Today's my lucky day, I can feel it. Well, not a bad day, huh? Everything's nice and crisp.
Grazie Denon per 10 mesi. Quindi? Che ne dici, fare mezzo tutorial? Sì, sì, se riuscissi a farlo, volentieri. Scusi. Scusi. Our leader. Sì. No, non riesco ad uscire dalla porta. Life gives you lemons, make lemon grenades. E come... e quindi? Provo a uscire. Fortissimo però nel menu. Ho finito il gioco, sì! Ma lui ce l'ha fatta? Bella raga, sarò rapido. Mi scuso per aver interrotto la stream, ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub. Sei impallato live adesso. Per i sub, il Discord per i sub. Ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. Che è successo? Ma dovevo cliccare? Perché dovevo cliccare? Ce l'avevo schermo nero? Oh! Come? Ho cliccato adesso già. Ma scusami, perché? Cos'era quello schermo nero lì? Io stavo aspettando! E niente. Wind Valley. Ma dai! Lo so che Karim va negli asiatici, io non voglio... perché dopo la connessione andrà pure peggio. Pieno, pieno, elevato, normale, ridotto. Non so in quale server è entrato però. Sono entrato in uno a caso. Vivi ogni atto pienamente come fosse l'ultimo. E infatti, aprire la porta. Era l'ultimo server dell'Asia? Vabbè, adesso vediamo. Che stronzata che non potevi mettere l'impostazione all'inizio. E qua il silenzio. Con che sguardo spento? È per forza, è stanco pure lui. Qua va a finire come Atlas, io ve lo dico. Attenzione. Ok. Però, mi avete detto che Karim nell'ultimo? Aspetta. Perché a sto punto vado anch'io nell'ultimo. Se riesco. Che a me funziona meglio che a lui, a quanto pare. Ok, era Mount Beck. No! E niente.
non c'è più. Dov'è Mountbeck? Bagdarest, grazie. Niente. Non va. Vado tutti pieni adesso, eh. Tutti gli europei stanno sui server asiatici, anche secondo me. Adesso Stream Elements mi ha detto che sono in live. Li provo sempre lì, ma... No, sono tutti levati adesso. Quello lì mi sa che è pure pieno. Non trovo neanche più. No, vabbè, entro a Riverbend, vediamo. Vediamo in... riproviamo in Europa, dai. O in America. Smithsville, in America, attenzione! Ma era vuoto, era scritto. Seacliff. Lo so che è rimentrato, non riesco ad entrare io. È rimentrato a Bagdarest, ma l'ha riempito. Non trovo neanche più qua in lista. Ma vedi, è pieno. Rivediamo in Europa. Che palle, non dovevo uscire. E Choice, grazie per la sub. Crema la quest bagata come te è sempre il problema della porta. Ok, quindi... quindi è un problema comune. Marco, grazie per 54 mesi. Allora, provo a chiuderlo. Provo a chiuderlo e... ah, aspetta, devo togliere la beta da questo. Non c'entra niente, ma... ecco qui. Perché magari è uscito un aggiornamento o qualcosa. Fammi vedere nelle discussioni. Grazie Juliet per la sub regalata. Niente, non c'è niente. C'è welcome. Scusa, non c'è nessuno che ha scritto nel coso? Dice che c'è, l'ho sentito che diceva che c'era qualcuno con i fucili. Ma anch'io sentivo saltare quando sono spawnato. Boh, riprovo. Secondo me non ti fa aprire la porta perché il server è intasato. Non l'ho fatto apposta, così passi 2 ore ad accedere al lobby e poi non puoi più chiedere rimborso. Ci riprovo. E sì che siamo partiti prima in live. Pensa. Ok, vedo che hanno anche loro lo stesso problema della chiave. Bene. Quindi... oh, Jack, grazie per la sub. Subbatevi ragazzi che recuperiamo, che siamo un po' sotto qua con l'obiettivino.
Riproviamo. Allora, vediamo in America. Beachburg. Niente. Tutti si è perso il bug della morte. Per carità, almeno era qualcosa di diverso. In Europa. Adesso tutti i server sono intasati. L'Asia è completamente piena adesso. Ha senso giocare questi giochi al day one? Sì. Cioè, è uscito, cosa devo fare? Non giocarlo? Sì. Lì noi dentro deve provare la porta. Alesis, grazie per i 39 mesi. E grazie a Simo per i 39. Non c'è più verso adesso. La musica è abbastanza fastidiosa, sì, guarda, ve la muto. Da Karim i server in Asia sono vuoti. Ma non è vero. Tutto pieno. Tutto pieno. No, questo è elevato, vediamo. Tutto pieno. Ma refresciato sono tutti pieni. Ah, è uscito anche lui. Ok. No! Grazie, Juliet. Buona serata, un abbraccione anche a te. Vabbè, che tanto anche se fossi dentro... Lino è riuscito come? Grazie Ripano per le tre sabre regalate. No, come Pino? Sì, Pino, Lino c'è riuscito. Grazie Chris per i 33 mesi. Non me lo dire. Come ha fatto? Bastardo. Pino. Attenzione, attenzione. In Asia si stanno svuotando? Ok? Ok. Ok. La gente dorme in Asia adesso, ma ci sono andati tutti. Ora in America sono ridotti? Anche Karim funziona, dai. Senku, siamo dentro, speriamo ne valga la pena, speriamo. Ok. Vado, eh. Vado, eh. Vado. Yes! E quel signore lì fuori chi era? No, è The Last of Us. Vabbè, subito con uno che corre. Thank you.
Karim è caduto? Come? Sta clippando? C'è sempre un tipo che corre qua. E vabbè, ma è bruttissimo delle cazze con la gente così. Tutto copyright sicuro. Bello, c'è pure la piscina. Al TwitchCon adesso ci sarà la stanza per il sesso. Vamos. Guarda come corro rapido! Ok. Informa Chris. Arrivo, Chris! Dov'è? A tutti che corrono da Chris. Arrivo, Chris! Mi tengo care. Ma poi il personaggio ve lo posso portare in tutti i server, secondo voi? Rescued a couple of days ago, aren't you? We were all praying for your speedy recovery. Mi fa piacere. Good to see you're okay. Bene, bene. Grazie per l'aiuto. We always tried to help those in trouble. Otherwise, where would we be if we didn't show humanity to each other? Definitely not here. My name is Chris, and I'm in charge of this shelter called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets, where we won't have to live in fear of death. This dream is what unites. Get to know the members of our close-knit team. Talk to the weapons trader, Eddie, the storage keeper, Abby. After you're done talking, come back to me. And in the meantime... la madonna, quanta gente! C'è la chat vocale. Bella raga! Ci sarà la chat in game? Comunicazione, chat di testo. Ah, interazioni vocali, F1. In this economy, I'm taking everything that's not bolted down. Okay. Salve. Salve. Perché, scusami, perché passo attraverso loro e lei è dura? Ah no, non lo era. Dove si va? Di qua o di là? Ciao, bro. Greetings, buddy. I see you finally recovered. Va bene. We don't leave people in distress here in Wood. Ooh! This is the Molot Hunter. An excellent. Tradotto anche bene comunque, eh? With it, you'll have a better chance of making. No need to thank me. Well, I wish you luck, buddy. See you, buddy. See you, buddy. Tutti svenuti e stanno correndo in giro. Ok. Karim ce l'ha fatta alla fine. Ok. Ah, non so cosa cambi però. Copricanna. Pugnatura. Ah, l'ho messa. Ok. Potentissimo adesso. Cos'è il cestello superiore? Ma boh. Parla con Abby. Ma c'era una nuda lì, l'avete vista? Era nuda quella ragazza. Qua Eddie era nuda, l'avete vista? Le ho visto il culo. Le ciapette. Sono matto? Aveva le mutandine, aveva. Però era nuda. Ciao. You're the survivor everyone's been talking about lately, right? Mm-hmm. Glad to see you're okay. Ma grazie. I'm Abby, the storage room keeper.
It's the safest place in Woodbury. So did you people use it to store their personal... I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. Fatti i cazzi tuoi. They'll be perfectly safe here. Vabbè. Mi devo per forza, vabbè. It's secure here. Il medium first aid kit e anche i fagioli, tutto. Va bene. Great. That's the way to go. Ciao. Ora gente, tutta incastrata qui. Devo tornare da Leonardo. Non è di là? Leonardo? Dove? Di qua? Di qua. Ma l'ha messo in vetrina qua il dottore. Wishing you a good day. All right, time to hustle. Slow feet. Chris wants you to register as a resident of Woodbury. Mm-hmm. Just yesterday, we weren't sure if you would be okay. Okay. It's a GPS map of Newport. Keep an eye on the map. Okay. The closer, according to the Rob, 74 gatti fila per sé con il resto di due. Grazie mille. All right then. Come for medication anytime. Basta però, quanto devo parlare con la gente? Che coglioni gli MMO ogni volta. Sì, fammi andare fuori. Dovrebbe avere l'housing, non dovrebbe essere come Tarkov. Quindi, dovrebbe essere il The Division che volevamo, ma che non è stato poi. Se si riesce qua, che non so più. Wishing you good luck, pal. Hey, che baffi posticci. So, how are you doing? Tutto bene. I prepared a little gift. Ah, vabbè, grazie. I kept this first aid kit for myself, but I have and I like you. So take it. Maybe. Va bene. So, appena conosciuti. Did you registered already? We'll catch up again. Have a great day. Torno da Chris. Basta! Basta, che palle! Ho capito, sì. Devo far parte del gruppo. Basta! Siamo ancora qui da un'ora. You don't have to worry. The safety of Woodbury is under my great. I see you've met Mi piace. It's good to hear that. Vabbè, it took a lot of effort to make Woodbury what I'm confident that you'll find some. So, now I'll inform the team that you're Avrò una stanza tutta mia? Woodbury is established on the site of a middle school. So there are no most residents live in communal area. If you want to have your own home, cars and storage, we are current every one of our residents can move there if they would. You know what? Let me have our guys take you to the settlement. Just hit and if you have any but I won't keep you any longer. See you around. Questo il gioco, dici? No, no, adesso si vede il mio lotto di terreno. Ciao, Cog. Ecco qua. Ah, che però è in un'istanza separata, Ok. Ho chiuso la porta in faccia a uno, sì. Figa, la faccia del lotto di terreno. Ok. Ma allora non puoi costruire dove ti pare. È come Palia, ragazzi. La modalità costruzione è la prima persona, semplicemente, sì. Ma no, brand da campeggio. Abitazioni. Ma che panna da campeggio. Branding, you're a fine girl. Non ho altro. Ah no, anche il tavolino in rovere.
mio comodino. Cos'altro è che ho? No. Ma porca troia, si toglie qua l'affare. Ok. Alla radio. Ok. La lampada d'olio. Posso spostare una roba che ho già? No, perché devo chiudere. Niente, non vedo il tasto. I've been told that you're settling in nicely. That's great. You can come to your land plot whenever you want. By the way, Abby wanted you to visit her before letting you into the city. So, let our guys take you back to Woodbury now. And then you can do whatever your heart desires. That's all for me. Well, I hope we'll see you again often. Take care. È un po' una merda che sia come Palia questa cosa qua. Non è quello che ci aspettavamo. Ma che bello Palia, fa cagare. Che bello Palia. Quando è uscito? Adesso, un'ora fa. C'è la prima persona, per mettere i mobili a quanto pare sì, non so se si può anche senza. Beh, il fatto che ricordi Daisy, credo sia normale, un posto apocalittico. Guarda uno che corre. Bella scena. Ok, qui c'è un goldone. Ciao Abby, non posso parlare, ok. You're back, and I saw your meager equipment and thought you've just recovered from an injury. I can't, so I've asked Chris to let me give you a little financial aid from Woodbury. Oh, in honor of your register, this is enough money to buy another weapon from Eddard, along with ammunition. Cambiata doppiatrice. Grazie. No need to thank me. You've probably already received some tasks from the Woodbury residents on your... No, però. And thanks in advance for your help. Just... Ok, grazie. That's great. See you again. Ah, mi ha dato 3.000 lire. Apri il taccuino. Ma queste sono 1.000 lire. Ma anche il riflesso, ma se hai bisogno del riflesso... Find kit per idraulica. Accetto. Segui. Ok. Ma una quest per volta posso fare? Mi sa di sì. Ok. Ma di qua devo andare, immagino di sì. Che tra l'altro non sono proprio zombie gli infetti, sono strani. Deposita i soldi, perché li posso perdere? No, ha detto che perdevi, ma non avevo capito che perdevi anche i soldi. In realtà ho anche 5 kit di pronti soccorso grandi che... Oddio, come torno a casa? Aiuto? No. Scusami. Gunslinger, grazie per gli 81 mesi. Ok. Evacuazione senza zaino. Ah, ok, devo andare di là. Eh no, io voglio evacuare con lo zaino. Paura.
Minchia, che bello. Ma quindi è proprio a distrazione alla fine, non è quello che volevo. Mi sento già sparare. È che non so da che parte devo andare. È veramente The Division. Ah, figa, ok. Completamente dalla parte opposta devo andare, bene. Qua ci sarà il tasto per girare la visuale. Ok, sparano dalla parte opposta rispetto a dove sto andando. Perfetto, devo continuare dritto, la seconda a destra. No, è un extraction. Si può mettere la prima? Se si può mettere, preferisco non metterla in questo momento perché preferisco avere più visibilità. Ai ai. Quanti colpi ho? Non mi piace sentir sparare. Si può salutare? Sì, però non è il caso. Ho molta paura. Dai! Una giacchetta. È meglio? Non lo so. Non lo so se è meglio. Mi levo dal cazzo, va? Era di qua, no? Ok. Qui nei magazzini. Qual è la mia valigetta safe? È questa? Ok, ci mettiamo i soldi. Ah no, vedi? I soldi sono a casa. Vedi? Anche questo me lo metto... Non posso questo metterlo qua? Ok. I soldi sono a casa. E infatti mi pareva strano perdere i soldi. Questo biribiri. Tylenol. Ok. Ok, dritto di qua. Non so se questo è l'edificio o quello dopo. Non lo so, Karim, che fa. Faccio una missione e poi gli chiedo. Ci vogliono tre col, porca troia. Vacca troia. C'è un altro giocatore. Oh, mi spara, non mi sparare, aia! Stronza, no! Che ne mi ha appena fatto con la casa? Vabbè, io sono anche già morto, quindi adesso non so. Vediamo cosa... ho perso tutto adesso.
Merda, anche lo zaino? Giustamente sì. Hey, how's it going, buddy? E adesso, scusami, cosa faccio? Vado a pugni? Whatever seeds were found were planted. Sam's brew up to visit us. We'll be happy to share. They'll try such delicious vegetables. Hey man, come to the gym. Dov'è che era la ragazza di qua? Ti è uscito assistenza o qualcosa del genere in alto? A sinistra dici sì. Good to see you. Vediamo. For you, there will always be a place in the storage room. Ah, sono i wood coin questi e questi dollari. Come spazzatura? No. Come? Come spazzatura? Ready. If you need, take care of yourself. Nuovo messaggio da Mike. Chi cazzo è Mike? Come si legge poi il messaggio di Mike? No, li devo far convertire. Vedi qua? Questi li posso... Li chiama spazzatura. Non riesco a capire. Perché non mi segna i soldi che ho. See you again. La mappa mi apre la mappa, giustamente. Se io faccio J, mi dà questo. Ma ce l'avrà un menu tab. Mi dà questo. Scusami. Idea. Mero Impero, grazie per i 30, sì, per i 30, per i 3 mesi, grazie mille, grazie a Luca per i 69. Non ne ho idea. Sì, ha scritto c'è ancora chi ne ha bisogno, però lui diceva che era spazzatura, quindi forse li posso usare fuori. Hi, what's new? No, lucky shot. E Guicciardi, grazie per i 33 mesi. Però se io muoio adesso, cioè mi inculo per sempre. So. Feel free to reach out. Vado dall'armaiolo sperando che ci abbia qualcosa a poco costo. Lui chi è? È il macchinaro. Ma questo è dove fanno le robe. Che palle morire così subito. You know what? I actually like trading weapons. Well, soldier. I guess they're right. Everything happens Great. For a reason. Let's get to the main part. Ah, devo averli in tasca i soldi per poter comprare. Che coglioni, posso dire? Cioè, mentre sono all'interno di questa zona qua, ma non farmi, cioè, vendimi le robe e basta. O posso? Scusa, 500. No, niente. Cioè, così è proprio da stronzi. All'interno di questa zona non ha senso che vada a prenderli per andare a spenderli. Proprio stupido. Hey, good luck to you. It's such a nice day. Sì. It's secure here. Non volevo prenderli tutti, volevo prenderne. No. 1000. Non posso. Ok. Però al massimo 1985. Ok.
Come again. See you again. Today, the army taught me to do Jeremy. Glad to see you, buddy. Okay. Non mi sono da Leonardo. Allora. Let's take a look. Sì. Allora, voglio una pistola. Cos'è questo? 9 mm. Voglio questa 45. Ce n'hai uno zainetto? Troppi soldi. Neanche un sacchettino. Niente. Vabbè. You're welcome. Come again. Prego. See you, buddy. Maso, e sono 9, grazie mille. Tutto bene. Niente kit base gratis, se me l'ha già dato. Hey, how's it going? For you, there will always be a place in the storage room. Great. Take care of yourself. No, no, vendeva tutto lui. Cosa è successo qui? Io comunque sto ricevendo dei messaggi, ma non so come... come leggerli. Find batteria. Forse questo è più facile, vediamo. Impossibile ritrovare il mio corpo. Anche perché mi ha ammazzato la signora lì. Figurati. Il fatto che sia distrazione cambia tutta la prospettiva che avevo sul gioco. Ti giuro, non mi sta piacendo. Ve lo dico già. Non doveva essere un extraction. You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Che vuol dire estrazione? Che devi entrare in questa istanza, prendere le robe e uscire. E se muori perdi tutta la roba dentro. Avevano detto MMO. E questa roba però non è un MMO. Tax, buonasera. Come al solito le ringrazio per il super lavoro che fa, grazie mille. E alla Tarkov, esatto. Ho sentito rumori. Da come l'ha presentato poteva essere un po' di tutto. Sì, sì, certo, per carità. Però... Ok, devo andare lì dietro. Lo shooting brutto è che lagga. Mi sta tenendo degli scattoni, ma è anche normale. Sono in Asia col server. No. Allora, non è Tarkov perché non ti muore il personaggio, però sì. Ah, forse è qui lì che devo andare. Sì, in banca. C'è uno, cazzo. Non so se era uno zombie o un cristiano. Ah, vi entra dentro la banca il colpi. Ok. Tre colpi in testa per morire, cazzo. Scusa, quanti? Ok.
Avevo detto che era un MMO? Sì, certo. Però non lo è. Cioè, lo è nel senso che vai online e c'è altra gente, però non è... Non è quello che, a cui pensi quando pensi a un MMO. Che mi incula adesso questo qua. Ma siamo matti! Si può nascondere, immagino. No. E la Madonna. Morto? No. Sì, vaffanculo però, quanto? Borsetta c'è roba? Se me la facesse vedere. Oh! Come si apre? Devo mettere via la pistola. Che è? Uno smartphone? Dove me le metto? Tre ne devo prendere di queste. Ma neanche volendo. Ma non è possibile, non mi sta, non mi starà mai. È una. E ne devo portargliene tre. Come faccio? Karim è morto. Se volete dirgli che ci congiungiamo, però, cioè, non la vedo molto bene in realtà. Quindi, vabbè. Però non si ovviamente non si sommano. Mi ha detto Karim di chiamarlo. Grazie a Free Federez per 58 mesi. Non lo chiamo a caso, se non ha detto lui. Non è online, ragazzi, che dite? Grazie a Rosencrat per i 10 mesi. Ho capito che è morto, però se non è detto di chiamarlo, che faccio? Scusatemi. Il problema è che io adesso ho due cose. Chiama necessarie. Mi conviene... Secondo me è come levarmi dai coglioni qua, Vediamo dove posso estrarre. Da nessuna parte? Evacuazione senza zaino. Cosa vuol dire senza zaino? Che perdo tutto? O senza lo zaino che ho sulle spalle? Karim ti chiama, non è vero? Ah, ok, mi chiama. Sì, vabbè. Dite che perdo anche la roba che ho in tasca, proprio. Non puoi estrarre... Ah, dici che non posso estrarre se ho uno zaino. Ok.
Provo ad andare all'estrazione. E mi chiama. E rispondi che non va un cazzo. Pronto? Pronto? Non ti sento, gatto? Adesso ti sento. Adesso sì, ma quanti problemi? Ciao! Mi clippi, ma non ti posso abbassare, sono nella situazione drammatica qua. Ah, gatto, quando sei morto, che hai fatto poi? Cioè, hai volevo sparare in testa io, ho dovuto comprarmi una pistola con i soldini. Costa anche un ciufolo tutto. Sì, tra l'altro è un sistema de merda, perché... No, gatto, io sono morto perché non c'è il melee. C'è il melee, io ho finito le munizioni, no, tu non puoi colpire... Ah, non c'è... Anche se metti via la pistola? Aspetta che ti abbasso. Ero senza armi e non c'era niente. Che strano. No, vabbè, ma che cazzata. Anche perché sennò come fai, scusami, quando finisci i soldi? È esattamente quello che ci stiamo chiedendo tutti. No. Cosa succede se... Esatto. Che poi c'è una puttanata per me incredibile, nel senso che devi usare i soldi che hai nel... Nel deposito. Nel deposito, ma li devi raccogliere. Sì, è vero. Ma va fatto culo. Adesso, è vero. Domanda, io ovviamente non ho più uno zaino e devo prendere 3 batterie, che sono batterie quelle da macchina a quanto pare. Ne sono riuscito a infilarmene 2. Sì. Però non trovo un'estrazione, c'è solo estrazione senza zaino. Secondo te quella lì mi fa perdere il loot o parla veramente di uno zaino? Non ne ho idea. Ecco appunto. No, senza zaino vuol dire che vai senza zaino, cioè è un'estrazione per chi fa le ronde senza lo zaino, credo. Perché io lo zaino non ce l'ho. Però dici che perdo la roba che ho in tasca? No, l'estrazione serve a quello, gatto. Lo so, però c'era scritto... Non so cosa voglia dire senza zaino. A parte il fatto che non mi aspettavo questo gioco mai. No, è un extraction, gatto. Io mi aspettavo Days. Esattamente. C'è l'housing, sì, in un'istanza a parte. Che è quello che sospettavamo tutti, perché era impossibile averla... Veramente, Paglia è diventato... Sì. Vuoi che entriamo nello stesso server appena... No, cos'è successo? Il problema, gatto, che tutti i server sono stracolti. Ma chi mi ha buttato fuori? Ti ha buttato fuori dal server? Sì, no. Perché? Benissimo. Io sono in un server nordamericano che io sparo uno zombie e muore mezz'ora dopo. Sì, sì, anche io ero così. Benissimo. Dove lo c'è? Ecco. Mi ha buttato fuori. E basta, è finita? E che cazzo ne so, non so neanche che server ero. Però adesso cosa succede? Quando muori... adesso devi entrare, ma buona fortuna, perché tutti i cosi erano pieni. Ma... Tutti... Connessione anticipata non riuscita, riavvio il gioco. Cosa ho fatto adesso? Riavvio il gioco, che devo fare? Niente, non so. Tanto dice 3, ma io posso prenderne 1? Non posso prenderne 1. Tra l'altro a me lo dà uno zaino. Credo che zaino intenda le tasche. No, mi dà 3, 6, 12 slot. No, ce li ho anche io. Però... Sono le tasche allora quello. Sì, esattamente. Solo che c'era proprio estrazione senza zaino dalla mappa. Non so cosa sia. Io credo sia quella senza lo zaino. Cioè, ti dice zaino, ma in realtà è solo le tasche. Sono tipo. Ok, a me basta solo che non perdevo la roba che ho in tasca. Che a quanto pare. Cioè, adesso se io rientro in un altro server, cosa succede? Perché è un extraction, quindi non è un MMO. Magari. No, tu puoi andare dove vuoi. Infatti. Dove vuoi. Cioè, e la cosa buona è che puoi swappare server. Ti direi il mio, ma non c'è scritto il nome da nessuna parte. Ragazzi, c'è qualcuno che ha visto magari dal past di Karim? Che sono fuori. Io ho cliccato a caso 300 volte perché a me dava sempre errore. Certo. Stavo gittando. Sì, ma infatti, avete visto, ho finito il gioco. È Tarkov con gli zombie, esattamente. Con Slash? Ok, scusatemi. Vado. E Tarkov, sì, è la Dark Zone di The Division, però con anche gli zombie. Bravo, esattamente, più The Division. È la Dark Zone di The Division, solo che al posto degli umani ci sono gli zombie e i giocatori. Non mi funziona lo Slash, comunque dicono... Dovrebbe essere Erminville, esatto. In Nord Europa, scusami, in Nord America. Sì. Hai visto come funziona strana la mira? È un po' mollo. No, a parte quello, ma se tieni premuto mira in terza, se premi una volta va in prima. Ma sai, no, non ho provato. Vedi, anche io, perché io stavo spiegando cosa fosse il toggle, e per spiegarlo ho scoperto questa cosa. Più che altro non c'è una descrizione dei tasti, ho ricevuto 5 o 6 messaggi da gente che mi dava quest, e non so come si vedono.
tra l'altro non c'è la chat vocale, gatto. No. È una troiata terribile. No, ma è tutta una merda. Non è il gioco che mi aspettavo per nulla proprio. No, non l'unica cosa è l'extraction. Che... veramente? Non c'è Erminville? Sì, sì. Erminville. Vediamo. Sarà pieno, magari. No, non lo leggo proprio. Serve fossero una chiave in ordine sapere. Alfabetico. Non puoi metterli in nessun ordine che vuoi, no. Tu. Neanche in ordine. Sempre ho dovuto scrollare 100.000 volte. No, dal trailer non dicevano che si estraesse. Diceva, era esattamente così il gioco, ma senza dirti. Nuovo messaggio. I messaggi come si leggono? Quello che mi stavo chiedendo anch'io. Se lo scopri, dimmelo. Taccuino sarà? No, quelle sono le quest. Sì? È vero. Mi è arrivato un messaggio, ma non. Me ne sono arrivati tre. Aspetta. Sei sicuro che eri in America settentrionale? No, è in Europa, Karim, Erminville. Vedi che in Europa? Allora... ed è pieno. L'avevo... ed è pieno, ecco. Vabbè, aspetto un attimo. Sì, aspetta, ma mi sa che è dura, è da liberare adesso. Allora, secondo me una cosa che... a me, io lo accetto anche così il gioco, una cosa che devono sistemare è l'hitbox del premere F per le cose, perché mamma, spesso... mamma, devi mettere via la pistola in alcuni casi, sai? E no, a volte devo inclinarmi, sì, da una parte, perché se non si capì. Ma non solo, io ho dovuto mettere via la pistola perché sennò non aprivo una borsetta. Benissimo. Poi non so se magari tenendo in mano la pistola non si sentiva a suo agio con l'inclinazione, però boh. Okay, ma prendiamo l'alfabeto, il set di evidenziatori e una calcolatrice. Che gatto, le strade sono tutte in diagonale rispetto a dove devo andare. È ma, un tutto, ma non si capisce, devi aprire la mappa, ci metti 2 ore, ti devi inginocchiare ogni volta. Hanno voluto fare New York, ma New York è una griglia, non è tutto in diagonale, santo cielo, che fastidio. Eccolo qua, guarda come muoio. No, stavo entrando a Erminville, niente, ma inculato. Stiamo proprio facendo la storia del gaming, Gabriel, sì. Sì, sì. Per un certo senso. Porca troia che... niente, non mi fa pensare. C'è un delay terrifica. Madonna, se non colpisci in testa non muoiono mai, benissimo. Sì, che tra l'altro 3 colpi in testa e poi c'è mezzo secondo prima che muoiano. Sì, proprio... esattamente quello. E io sono stato ucciso da un cristiano. E anche, no, a me ha sparato, poi ho cercato di sparargli, ma c'erano zombie ovunque. E poi sono morto, gatto, perché ho finito le munizioni. Me l'hai detto, sì. Non c'è e quindi... però se io finisco tutti i soldi, che faccio? Cioè, come me la cavo? Bellissima domanda. Bellissima domanda. Solo che con ste strade de merda devo... ok, vado tutto a sinistra. Devo ricordarmi di andare tutto a sinistra, magari non in mezzo alla strada. Una bussola la potevano mettere in alto o qualcosa, perché non si capisce che poi ti spawna sempre storto. Sì, ti sparano sempre in diagonale. Adesso provo ad andare. Che io vorrei lootare un po', però non sto trovando veramente niente. Sto trovando robaccina da vendere. Adesso che non ho lo zaino non posso neanche tenerla per bene. Aspettate ragazzi, mi metto l'audio nella deck, che così posso abbassarlo di questo casino che stiamo sentendo. Così non ve lo muto, ma ve lo abbasso. Delle coordinate. No, ma mettimi anche solo un punto nell'HUD. Non mi serve la bussola. Anche che mi dici che io vedo nell'HUD a 450 metri. Sì, esatto. Anche perché ce l'hai nella mappa scritto dove devi andare. Quindi esatto. Non sì, è che l'hanno fatto qualcosa. Per essere un po' più difficile, va bene. Però minchia, vabbè. Se è tutto un fastidio costante. Cioè, in realtà il fatto che sia un'extraction è proprio la roba che non me lo farà portare avanti, molto probabilmente. No, a me va bene, solo che... sì, solo che speravo non lo fosse, ecco. Sì. Nuovo messaggio da Chris. Chris, boh. Vorrei veramente risponderti, però non so come fa. Leggi questa a Karim. Scrivi nella sua chat, cazzo vuoi? Scusami, eh. C'ha ragione. Non ho capito, c'ha ragione da me. Ragionissimo, gatto. Ok. Dai, okay. Niente. Sono questi i messaggi? Non è vero, perché a me ne sono arrivate altre oltre a quelle che già avevo. Anche io pensavo quello, però non serve che arrivino i messaggi, capito? Che poi se tu prendi una quest, non ne puoi prendere anche un'altra? No, perché ti deve... cioè, tu quando fai segui quest, ti apre la mappa. Se chiudi la mappa, proprio torni indietro nel tablet, si perde la quest. È pieno di negozi entrabili.
F1, ragazzi, dice delle frasi a caso il personaggio. Sì, dice delle frasi a caso, che paura, tra l'altro. Stavo parlando con un NPC e c'era uno che mi parlava. Cazzo, è scattato l'allarme. Mortocci sua. Non c'è un comando col tuo nome, Greninja. Non so, cosa siete matti stasera? Che no, no, ma anche da me dicono, sì, c'è questo tasto. No, non c'è nessun tasto. Non di cazzate, non è vero. Qualcuno ha scritto hello in chat. Gli scrivo, hi. Niente, mi sa che si è riempita Ermenville. Sì, che poi dà un errore quando il server è quasi pieno. Cioè, ti dici sì, che puoi entrare, ma poi ti dà errore. E non è vero, esatto. Kinda. Adesso io sono nella zona della missione per la prima volta e probabilmente devo lootare qui per trovare gli oggetti. Cosa devi fare? Devo lootare, te lo dico subito, un alfabeto, un set di evidenziatori e una calcolatrice. Ah, beh, bene. Un per alfabeto scuola, proprio delle lettere. Attenzione. Che tra l'altro me lo sta continuando a segnare poi dopo libero il tuo, ma non è vero. Eh sì, perché poi dà l'errore. Sì, ma ogni volta, connessione non riuscita. Porca troia che... Ho visto che i messaggi arrivavano negli stessi della descrizione della quest. Ah, ok, però me ne sono arrivati molto dopo rispetto a quello che stavo facendo. Ah, aspetta, ho cliccato Asia adesso, ho sbagliato. Ok, ho trovato l'alfabeto. Perché no? Ok. Ho trovato due pistole nella macchina della polizia. Ma che culo. Però qui è un casino, gatto. Ok, quindi sì, tu entri nella zona e poi le cose che looti sono... Cioè, troverai gli oggetti che ti servono, ecco, diciamo così. No, no, l'ho già fatto. Avevo trovato le okay, cose, le batterie, ti ricordi? Giusto. Stavo cercando di andarmene quando sei arrivato e poi il gioco ha chiuso. Quindi non so... Non so neanche se... Cioè, cosa succederà adesso? Io torno dentro... Riavrò le mi mie batterie. Mi hanno sparato. Porca puttana. Sto lutando. Vabbè. Belli gli extraction. Sarà dura. Vabbè, sì, anche, cioè, in realtà era così anche se fosse stato Days. Morivi, ricominciavi da capo. Sì, però potevi tornare al punto. Fosse stato Days. Sì. Sì, era quasi impossibile in Days, perché la mappa era... No, in Days sì, però in altri giochi, nei giochi più moderni di Days, ad esempio, quello che ho giocato, cos'era, un mese fa? Era così? Sì, sì, sì. Il problema è che adesso mi fa ricominciare senza niente. Hai ricevuto assistenza finanziaria. Ah, ecco, quindi devo andare nel magazzino. Ma in realtà sono magazzino... i 3.000 soldi che avevo, Cioè, di guarda nuovo? Che mi sa... No, su quelli e basta, secondo me. No, a me è arrivato un messaggio. Anche a me, però mi sa che è arrivato in ritardo, semplicemente, perché non avevo altro. Madonna, meno male che ho lasciato i soldi. Guarda, vedo gente con un cappello in testa, attenzione. Quindi si può... loro. Dove è il magazzino? Non ragazzi, imparerò fosse mai. Stato un MMO, sarebbe stato tutta un'altra roba, certo. Però non con le robe che avevano promesso. Niente, non riesco, e palla. Che poi mi riaprissi direttamente la lista server. Devo cliccare 7 volte. Ah no, ecco cosa fa. Mi ha dato 500 monete. Nell'inventario ce l'ho. Mi ha dato 500 monete. E tra l'altro nella valigetta mi ha tenuto le munizioni della pistola. Grazie. No, beh, nella valigetta okay, se te l'ha rimessa, sì. Sì, sì, sì. Almeno. Però minchia. Va bene. Devo riuscire... Se mi facesse vedere un po' meglio. Grazie, dove sono Stefanone, le missioni prima, io ne prenderei una più vicina. Solo che non me lo fa bravo vedere. Bravo. No, ma è tutto non user friendly. Non c'è qui adesso proprio, che stiamo indagando un po', iniziano a uscire le magagne di bilanciamento, di quelle cose là. Costi 500, comprerò per sempre le pistole. Perché... Tra l'altro, vi faccio vedere una cosa. Le armi hanno danni, distanza, stabilità e cadenza di tiro, però non ce l'hanno coi numeri, ce l'hanno con le barre. Quindi tu devi andare con una squadretta da liceo per capire perché questa costa $50 in più. Io sono andato su quella più costosa. Guarda, ho fatto così. Cioè, devi andare ad occhio tu, capito? Non sì.
non c'è neanche un paragona. Devo andare lì col millimetro a vedere se è più alto il danno di questo. Le recensioni sono negative, però magari lo sono anche per i server, eh? Sì, sono per i server soprattutto. Sì, devo andare su Vegas a comparare due screenshot perché... Così proprio direttamente. C'è, scorri in basso nella lista delle armi. Ah, c'è una lista proprio. Okay, oppure vedere. Fai uno screenshot e lo metti a schermo. Esatto, sopra il gioco, sì. Ah, ma vende tutto quanto il mercante? Sì, 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 vende tutto l'armaiolo. Ah. Tra l'altro, ma anche non è possibile. Continua a liberarmi il server, ma non è vero. Dai, sono qua da una vita. Oh. Però tu provaci quando te lo libera, perché io sì, sono sì, lo sto facendo. Quando diceva elevato e non pieno, quindi... No, è che lo mette pieno, elevato, pieno, elevato. Ci riprovo. Ci riprovo. Però se io deposito i 500 e muoio di nuovo, me ne ridà altri 500? Secondo me posso... farmare soldi così? Io neanche mi sono reso conto che mi abbia dato i 500, tra l'altro. Devo dire che quando sono morto prima non me li ha dati. No, ma cioè non mi ha dato il messaggio. L'ha dato anche a me, però boh. La macchina come funzionerà? Bellissima domanda. In teoria tu la puoi creare nella tua casa, l'auto. Però... la tieni lì. Ah, dici sì, solo sì, per fare un giro con gli amici? Sì, sì, sì. Sì, sì, ci sta, ci sta. La ricerca veloce no, eh. Adesso che pretese che avete, anche voi. Allora, andiamo un po'. Che poi in realtà posso anche non fare le missioni. Posso anche lootare e andarmene via. Sì. Però sarebbe carino anche fare una missione. Riuscirci quantomeno provarci. Passione senza zaino, ecco qua. Tutti levati adesso? Ecco, che è successo? Qui. A un certo punto credo siano crashati tutti, perché tutti i server in Nord America erano vuoti. Sì, a un certo punto. Sì, esattamente. Vabbè, quello ho che è successo a me. È una cosa bellissima. Non trovo più Ermenwild, mo. Ho fatto un cucchiaio. Vorrei almeno estrarre. Guarda, non faccio neanche la missione. Voglio solo correre e lutare. Ce l'avevo quasi fatta prima. Ho fatto un cucchiaio dentro un'automobile. Cosa significa che gioco in Extraction? Che tu devi entrare in questa mappa, raccogliere tutto e uscire senza morire. Se muori, perdi tutto quello che hai in tasca. Tarkov. Il sistema di gioco di Tarkov. Magari non lo conosceva. Non sa cos'è. Sì, sì, sì. Ah, dici proprio. Sì, okay. Sì, sì. Poi, okay. Sì, comunque, Tarkov è un Extraction. È un ottimo esempio. Cioè, è l'esempio cardine. Oh, è sparito il server, Karim. Che non so. Non trovo più. Addirittura, la madonna. E che ne so. Era qua. No, The Division non è un Extraction, è la Dark Zone di The Division che è tipo esattamente Extraction. Sì, c'è un rettangolo all'interno della mappa di The Division che è la zona Extraction. Adesso è tutto pieno. Che tra l'altro doveva uscire la versione mezza Extraction, tipo The Division Hardland, come si chiama? Di coso, di Ghost Recon? No, no, di The Division. Ho sbagliato a dire, The Division Hardland? No, Hardland era coso. Era Ghost Recon. Heartland. No, sì, Heartland è la versione free. Ah, ok, l'hanno chiamata così? Sì, mi ricordavo una roba simile. Ah, infatti. Quello mobile era, ok. Allora, c'è un problema. Io sono nella zona... Ah no, devo andare dritto, semplicemente era chiuso, va bene. Karim, il tuo server l'hanno tolto, io non so, ti giuro. Non o c'è sta più. Per chiudere, cioè sta per crashare, adesso ce ne andiamo tutti. Ti auguro che non accada. C'era, ma era pieno? E dov'è? Non vedo più. Perché poi si spostano i nomi, sai? Certo. Ovvio, perché... Ma quale non era Ermintown, era Ermenville. Non so se... Ermenville, esatto. Non posso lutarlo questo? Sei matto, perché mi dà il divieto di lutare? Che succede? Forse per avere sta esplodendo? No, adesso... No, solo quello. Forse era già stato lutato, credo. Ragazzi, io non lo trovo. Ho trovato un cappello. Sono felicissimo. Bravo. Lino, sapete che fine fa? Ha mollato e è passato ad altro, è andato a dormire. Anche lui ha avuto problemi con la porta, ma poi è stato il primo a farcela. Tra l'altro è quello che l'ha scaricato per primo.
Ho visto, sì, un minuto prima di me. Tu hai visto cosa è successo a me, gatto? No, no, perché stavo cercando di fare la stessa cosa. Tu sei finito sotto la mappa, mi han detto. Una volta, la prima volta che sono entrato, sai che ti risvegli a letto? Sì. Mi sono risvegliato e sono morto, cioè, ha clippato nel letto e sono morto. Ed è successa questa cosa. Mi ha chiesto dove vuoi rinascere e io ho detto nella lobby. Però mi ha fatto rinascere fuori dalla stanza. E non potevi parlare, dottore. No. E sì, perché la porta non funziona più poi. E quindi... Beh, non funzionava neanche da dentro, beh, quindi figurati. Da dentro non funzionava col premendo F. Sì. Da fuori non potevi premere F. Era proprio finito tutto, capito? Grazie, Dave. Sto estraendo, così vendo il cucchiaio. Il tuo server mi è proprio... Cioè, Hermintown, ma non c'è più Herminville. Non so cos'è successo. È un bug comunque, a quanto sembra. Beh, sì, che non si apra la porta. Certo. Dici, sì. Immaginavamo che muori anche sotto le texture, sì. Su internet dicono che è un bug. Gli esperti hanno detto che... La porta che non si apre quando premi è un bug. L'ha detto. Non è che hanno cambiato il nome in Hermintown? Perché inizio ad avere i dubbi. Non c'è più Herminville, ragazzi. Che succede? Allora, ti posso dire una cosa. Appena sono entrato nella... Cioè, ho estratto... Hai estratto dove? Dove? Senza zaino? Senza zaino. Senza zaino. Sai cos'è successo? Mi ha immediatamente fatto parlare con la tizia del deposito. Così se devi depositare non devi correre fino a lì. È abbastanza comodo, sì. Poteva essere comodo il fatto che se sono dentro lì mi fai direttamente pagare senza raccogliere i soldi per poi rimetterli dentro e parlare con 7 persone. Però... Quello sicuramente può sistemare. Adesso devo andare a vendere da... Da chi si vende? Cansenammo? Oh. Da chi vendo il cacciavite? Il cucchiaio? Ma c'è un vendor solo, ti direi da lui. Poi, boh. C'è anche il dottore. Beh, ma non credo che compri... Cioè, sarà per i medicinali. Che ho raccolto, no, tra l'altro, prima. Lui non la compra, la roba. Ah, no, vendi. Papà, no, c'è vendi in alto, sì. Beh, buono, con 3 cazzate mi sono fatto 310 monete. Beh, ok. Neanche la pistola. No, guarda, no, veramente 3 cazzate. Ho preso un cacciavite e altre. Okay. Una ventola del PC. Delle cose molto strane. Ragazzi, adesso io scrollo molto lentamente. Mi dite se vedete Herminville, perché sto iniziando a impazzire. Non è possibile, non lo vedo più. No, no, in realtà il gioco c'è e anche. Più o meno decente, però bisogna vedere se... Non è mai quello che mi aspettavo. Secondo me è anche un po' overprice per quello che... Cioè, per quello che... Beh, più o meno. No, non è vero. Cioè, i contenuti ce li ha. Noi li abbiamo appena sfiorati da lontano. Sì, però... Herminville, eccolo! Entra! Compro uno zaino. No, no, vado a estrarre senza zaino. Niente, non va. Niente, lo so. Faccio ancora un'estrazione, poi aspettiamo un attimo gatto per vedere se entra, se no poi ci salutiamo e ci vediamo domani mattina sempre da gatto, tra l'altro. Sì. Perché domani mattina alle 9 io sarò ospite, non so se con webcam o meno, ma perché sì. Sarò da casa. Vabbè, per me non è un problema, faccio come la moca, in pigiama, che quello vero però. Sì. Madonna, io ho un pigiama terrificante. Lo so, ma infatti lo so. Ma ci dormi te con quella roba lì? No, io dormo nudo. Ah, ecco. No, perché ho sudato guardandolo. No, ma poi è tutto scomodo se ci dormo infatti. Con quella roba là. Guarderemo la... Ma, gatto, quanto durerà la conferenza? Ma tipo 5 ore? Dall'1 e mezza alle 4. No, 3 orette. 3 Però ore? Considera okay. Che noi ci skipperemo alla grandissima gli spottoni. Ah, quindi, ok. Secondo me 3 ore, ma anche meno. Andremo perché via io un ho po anche felice. La live in teoria domani. Quindi... Vabbè, alle 2? La fai? Sì. Ok, vabbè, ma finiremo molto prima delle... Cioè, iniziamo alle 9, ma finiremo a mezzogiorno, eh? Va bene. Ma secondo me anche prima. Benissimo. Pronti per tornare qui su The Day Before. Madonna, sono proprio pochi i punti di estrazione, perdonami. Cioè, se io vado fino alla sopra... No, ma non puoi spostare la mappa poi? Sì, con WASD la sto spostando. Ah, sì? No, sì. Non ho avuto modo. No, il problema è che ci sono... 3. Sono pochissimi punti di estrazione. Io sono adesso solo dall'altra parte. No, non so se lo rifarò questo domani. Domani credo ci sia un simulatore.
Quello che ti ho regalato io? Qual è? Toilet Simulator. A Toilet, porca troia, è vero che mi è arrivato Toilet. No, ragazzi, è sparito completamente il server. Cioè, vai e viene adesso, scompare. È incredibile questa cosa. Va bene, provo a estrarre adesso. Anche perché è abbastanza lento il personaggio e la mappa non è così piccola come sembra. Quindi, cioè, andare lì sopra, credo coi veicoli a sto punto. Solo che se muori, perdi il veicolo, no. Costano 3 milioni, io spero di no. È solo su PC? Sì, sì, solo su PC. Perché in accesso anticipato hanno detto che quando uscirà completo lo si potrà avere. Quindi non lo avrà nessuno, perché nessuno lo comprerà mai più dopo oggi. Io ve lo dico. Beh, in realtà il gioco non è male in sé, Gatto. È solo da sistemare quelle cazzate. Sì, però non è la figata che promettevano in generale. E l'hype si smorzerà nel giro di un attimo. Ma quello quindi... nessuno se l'aspettava, Gatto, la figata. Cioè, sono 2 anni che manco doveva esistere sul gioco. È verissimo, quindi. È verissimo. Però è un extraction. Quindi anche la nicchia della vanno nicchia, tantissimo. Capito? Vanno tantissimo gli extraction. Ma che nicchia? Che vanno un botto gli extraction? Quale nicchia? Solo quelli stanno facendo ormai. È vero, sono le nuove Battle Royale. Però non vengono giocati, che ti devo dire. No, più che altro è esattamente come i giochi survival, come le Battle Royale. A un certo punto saturi il mercato e ogni volta che ne esce una muore lo stesso pomeriggio. No, più che altro oggi, perché non dovresti giocare Tarkov? Sì, beh, qua c'ha gli zombie un po' apocalittico, quindi vabbè. Anche solo l'ambientazione è molto diversa. Sì, per carità, però come gioco è più indietro, per forza di cose. Madonna, oh, mamma mia, dove sto andando? La mappa fatta così è proprio da pezzi di merda, cioè proprio per farti confondere. Niente, il anche tuo server no. Viene tolto per qualche motivo, in qualche modo, non so come, ma è bellissima sta cosa. Ma c'è la prolunga? Chi ha 25 vale la prolunga? Buono. Queste Tarkov sono due cose completamente diverse. Eh no, non è vero. No, il genere è lo stesso. Il genere è assolutamente lo stesso. Poi sì, sono due giochi diversi perché questo è un po' più una merda rispetto a Tarkov. Vabbè, questo è l'accesso anticipato di quello che è. Esatto. Ma è per quello che dico, cioè, che mercato può avere questo gioco qua oggi? Non lo so. Beh, io, cioè, è molto più immediato, Gatto, perché Tarkov è un incubo, eh. Cioè, sì, Tarkov vero. Allontana qualsiasi giocatore medio. Che questo invece entri, giochi, fai e ti dice due tasti, sei a posto. Quindi. Cioè, ho passato un'ora a parlare con gente a destra e a sinistra, però sì, dopo ho iniziato a giocare. E mi ha buttato fuori. Quello è andato di sfiga. No, Tarkov era così anche in accesso anticipato. Tarkov ha altri problemi di cheat. Sì, sì, sì. Poi arriveranno anche qua. Io li aspetto a braccia aperte. Gli chiedo una mano per entrare. È partito, perdona. Devo fare Alt F4, vediamo cosa succede. Lo chiudo e lo riapro, vediamo. Fatal Error. No, come? Come Fatal Error? Fatal Error? Sì, addirittura come su Windows 98. Magari era per quello che... Cioè, perché a me è buttato fuori dal server? Forse era proprio un problema del gioco. Avrei dovuto forse chiuderlo e riaprirlo? Credo. Boh. Tra l'altro è uscito anche il mega aggiornamentone di Sea of Thieves con Safer Seas. Quindi si gioca senza gli altri giocatori. Ah, PvE! Ah, yes. Carino! Beh, forse perde un po' senza perde gli altri giocatori. Perde moltissimo. Non lo so. Perde tutto, però sì. Grazie Gio Alfa, grazie per tutte le sub regalate, amici, perdonatemi, siamo un attimo... Gatto, ti dico questa cosa, un seghetto elettrico vale la metà di un cuscino. Te lo dico. Il cuscino vale 5... Beh, giustamente stanno sparando. Gli serve la comodità nel mondo. Esatto, alla gente non gliene frega niente del seghetto. Ora posso giocare Sea of Thieves. Va a cagare, Alessandra. È uscita anche la Coppa di Medieval oggi, sì. È stata cosa uscita? La Coppa di Medieval, già giocato lunedì. Ah, com'è in Coop? È fighissimo. È uguale. Cioè, è un po' più strutturato come MMO, però il resto è identico ed è bellissimo, Karim. Non hai idea, non me l'aspettavo così bello. Ottimo. Eh sì.
Ho trovato anche lo zaino, bene. In un posto apocalittico è più raro un cuscino di un seghetto. No, infatti è quello che stavo verissimo dicendo. Verissimo, ed è più utile sicuramente, anche perché non c'è l'elettricità, quindi teoria. Beh no, chi lo dice che non c'è l'elettricità? C'era, dove lì nel coso. È vero. Ancora in corpo medieval, non lo so. Ah ok, è tornato a Hermenville. Io ho paura a lottare, ci mette 3 ore e mi sparano in testa. Perché purtroppo non hai i server sempre online. Se riesco a estrarre adesso... Madonna, sono ancora a metà strada, mamma mia. Dai. Dai, no, ma ci ha provato però stavolta a entrare. Sì, ogni tanto ci mette quel secondino in più per far ripartire la musica e invece poi te la fa partire lo stesso e muori dentro male. Sì. Comunque non ho beccato uno zombie in questo... Io li ho trovati... mi arrivavano assecchiate una certa... Sì, anche a me prima. Adesso in questo server in particolare no. Cazzo, non c'è niente. Perché c'è anche l'allarme partito, ma... L'allarme partito? Sì, c'è un allarme fortissimo, anche nelle tende militari. Pensavo un allarme su... Non lo so, il centro-destra. Ah, giusto, adesso devo andare in un extraction normale perché ho trovato lo zaino. Avete ragione. Oh no. Ho trovato un fumigatore. Purtroppo le zanzare non si sono ancora estinte, dice. Vabbè. No, il tuo server proprio a una certa sparisce. Secondo me turnano, quindi vedresti sparire anche gli altri. Allora, io te l'ho visto vedere, cioè l'ho visto per una buona decina di minuti. Poi è sparito. Refreshando anche, quindi non lo so. Che sfiga. No, vabbè, ma sono tutti pieni o elevati, quindi... Sì, comunque... infatti io ci rigiocherò domani mattina sì. Prima di venire da te. Questo... Non giusto leggere per... le notizie! No, no, è vero, è vero. Anche se hanno già liccato l'infinimondo, eh. Ah sì, io non ho guardato. No, non neanch'io, neanch'io, però... hanno liccato già... il GOTY, che tanto sarà Zelda. No, vedete. Più che le votazioni, le notizie hanno liccato, che è ancora peggio. Ah no, beh sì. Domani sono tutti vuoti, anche secondo me. CF74, veramente mi hai chiesto se ho chiuso con le recensioni? Vabbè, rispondili, no? Ho smesso le recensioni nel 2013. Fra un mese, ma sono 11 anni. Oggi è il compleanno del mio canale, tra l'altro. Auguri, il canale di gatto! Di YouTube. Però non so di quando era l'anno. Vado a vedere. Paolo, ho sentito un suono. Non me lo dice. Oggi il tuo canale compie gli anni, però non mi dice quando è stato... Cioè... Beh? Di che anno, però? Boh. Grazie, grazie. Ho visto che hanno chiuso l'angolo di Farenz. In realtà c'erano problemi già da prima ed è per quello che Farenz adesso sta scrivendo in un altro blog. Cioè non è stato chiuso. Allora, c'è stato un problema, credo di poterlo dire, non c'è un segreto di stato a riguardo. Praticamente l'angolo è stato fermo per un bel po' perché nessuno ci stava giustamente scrivendo, facendo altro. E ognuno ha iniziato a fare altro nella vita, giustamente. E quindi è rimasto lì. C'è stato un aggiornamento di WordPress, però l'azienda a cui si appoggiava Farenz, che era Everpress, mi pare, una roba del genere. Se non sbaglio era un team italiano che se ne occupava, credo che abbiano chiuso anche loro. Bene. E non c'è più stata possibilità di aggiornarlo. E quindi noi non potevamo neanche entrare sul... Cioè, l'angolo ha funzionato fino ad ora, nel senso che tu potevi leggerti gli articoli e navigare sul sito, ma noi non potevamo neanche accedere al dietro le quinte. Quindi non potevamo scrivere articoli, cancellare, non potevamo fare niente. Madonna, si è proprio rotto. Si è proprio rotto, sì. E credo che abbia banalmente smesso di pagare il server a quel punto, ha fatto bene. Eh sì.
Che peccato, è proprio morto così. Ma ci ha provato a recuperarlo, non è stata una chiusura, ha detto sti cazzi, anche perché ultimamente si era ripreso bene a scrivere, quindi voleva... ho visto, sì. Purtroppo. Allora, c'è un altro possibile rottura di cazzo. Praticamente io sto andando a estrarre e le tre strade che ho preso per andare a estrarre erano chiuse da dei muri o dei cancelli chiusi per sempre. E quindi adesso devo fare un giro della Madonna per aggirare queste cose. Ma già è lunga la strada, se mi metti pure gli ostacoli così... Mannaggia. Ed è sparito completamente, non funziona, non so. Vabbè, che adesso secondo me è impossibile entrare da qualunque parte. Sì, è probabile momento... che adesso... Che buio. Minchia, buio, ma proprio buttato fuori, gioco di merda, affanculo. Che peccato però. Sì, era praticamente impossibile giocare insieme, però dai. No, ok, almeno. Però almeno giocare contemporaneamente, cioè io adesso neanche posso più giocare. Hermintown non è Hermenville, dai. Devo seguire questa strada di periferia. Ci sta mettendo di più, Ci sta mettendo tanto di più. È andata, andata. Perché se non è partita la musica, è andata. Che suspense. 6 dicembre 2012. Pensa a te, 11 anni. Il canale? Yes. Ah. Siamo vecchi, eh? No, adesso è nero nero. Aiuto? Choco Hawk, mi hai veramente chiamato Fra? Scusa. Scusa. Oh, Madonna. Io e te non ci conosciamo, non ci siamo mai visti. Lo dico... Non siamo fratelli, non ci siamo mai visti io e te. Non abbiamo mai cenato insieme, come diceva il mago Silvano. È crashato, mai... io mi uccido! Gatto, io no! Mi uccido! Non è possibile, perché? Perché? Io trovo il fresco di zona. Ma visto che abbiamo cenato assieme e pranzato un sacco di volte, io posso chiamarti, sì, Fra adesso? C'ho il Fra Pass? Il Fra Pass. Se mi chiami Fra, potrei ammazzarmi. Questo te lo dico. Che mi suona talmente se tu male. Mi chiami esatto, se tu mi chiami Fra, potrei finire la mia vita in quel momento. Guarda, ancora, bro, potrei riuscire. Che è uguale. Cioè, assolutamente lo stesso effetto mi fa. Quindi. No, Fra se mi suona peggio. Però... Gioco, non ce l'ho con te, è che è molto raro che si sentano queste cose di solito, capito? Sì. Perché lo so che siamo su Twitch, ma non sono né Zano né Power, e quindi, capito? Sai come mi chiama la gente Power qua? Alla mia età. La gente qua mi chiama imbecille di solito, quindi... Va bene. Non è vero, non è vera questa cosa. Un po'. No, tu devi vedere, ne parlavamo l'altra volta. Cioè che appena succede qualcosa, invece di essere, sai, la classica setta che dice bravo Karim, no, appena succede qualcosa subito mi insultano, finisce immediatamente. Come è giusto che sia, se fai una cazzata te le prendi, scusa. Ma infatti è reciproca la cosa. Però è il contrario. Posso chiamarti papà? Loro semplicemente rispondono un decimo di quello che gli dici tu. Questo un decimo, che... se... Un ventesimo. Tu li... Fai metà. Un cinquantesimo? Non so. Cos'era? 1-2. 1-2. 50%. C'è un airdrop? No, non è l'airdrop. Cretini, mi avete fatto prendere bene. È l'estrazione. Non è una... Che paura. Io se fottivo se l'ho aggiornato, comunque, nel dubbio. Stasera te lo spari? O se qua non funziona, sì, perché non riesco più a entrare. È vero, effettivamente sembrano le 4 del mattino, ma in realtà sono neanche le 9 ancora. Beh no, appunto. Ho trovato una zona enorme, bellissima. Gatto, io te lo dico, non ha spawnato gli zombie questo server.
al 100% perché non ho beccato neanche uno. Grazie Nicolò. Oppure li hanno ammazzati tutti. La vedo dura. Cos'è? Confezione di chiodi. Belli. Non ho lo spazio nello zaino. Grazie Siddo. Quanto vale? I chiodi varranno un botto. Ma non può valere come un cavo Ethernet i chiodi, ragazzi. Non è possibile. Cosa serve l'Ethernet qui? Introdurre per fare la maglia, sì. Mi dispiace però tutto sto casino. Abbiamo veramente trovato il coltello quanto vale? Vabbè, grazie, però almeno abbiamo 4 slot, mesi. Avete ragione. Si impiccano con i carte, ma è tutto pieno. Vediamo. Vado da Asher View. Dai, no, vale entra. Tutto tra i 25 e i 50. No. Tipo la felpa vale 50. È molto fedele al gameplay, è proprio identico. E infatti mi sa che prendo questa, vedi? Uno smalto vale 50. No, no, è uguale al gameplay, però cioè io l'extraction non me lo aspettavo minimamente. Neanche io, non pensavo fosse un extraction. No, non sono deluso, però potevano dirlo più apertamente. Oh, madonna. Ammetto che non sarei stato qui se fosse stato un extraction. Cioè, se l'avessi saputo prima, non avrei avuto questo hype. Certo, l'avrei provato, sì. Ma non con questa voglia nel cuore. Grazie Riccardo per i 23 mesi. Conviene comprare un server come Shivarly. E l'avessi potuto comprare su Shivarly. Neanche su Shivarly è riuscito. No, si può, Magari contatto i dev pure qui. Che paura, devo tra l'altro l'altro giorno... Ieri sera mi ha mandato un messaggio il bot di Shivarly per dire va che chiudiamo il coso. Che paura. Chiudo il coso. Niente, inculati. Bohemian, grazie per la sub regalata a Fresco di Zona. Che palle. Ma Fresco di Zona è per quel... è quel... Porca troia. Il randaggio di Zona. Sentilo subito. Allora... ma il Fresco di Zona è quel meme dei tre bambino, ragazzini, no? Dei quattro ragazzini. Sì. Beh, lo so io, pensa. Sì, no, chiedo perché... Fra, indossa lo zaino più grande invece di tenerlo nell'inventario. Non è uno zaino, è un cuscino. Zio, è un cuscino. Grazie, fatto il Geoba. Che comunque capisco la... non si picchiano le persone a caso, ma io quel bambino l'avrei picchiato. Ma poveri, dai, a me facevano sì. Pena. No, e io l'avrei picchiato perché non è così che ci si comporta comunque. Non è l'atteggiamento. Intanto ti calmi. Intanto. Vabbè. Allora, sai cosa ho iniziato a beccare io su TikTok? La gente che ascolta Shiva, che ascolta Sfera, che ascolta quel tipo di... Capito? Un po' il tutto... Trappino. Il trappino, esatto. Sai che TikTok fanno? Sono sul pullman, pieni di tatuaggi, no? Ragazzini, saranno sì. Quarta, quinta liceo, che si atteggiano tutti col video e nella tag del video c'è scritto: tu immagina che ci sono alcune persone che hanno nel loro rap di Spotify i pinguini tattici nucleari. Sì. E poi io li vedo e dico, grazie a Dio, questa è la cosa. E sono tutti, capito, tutti trapperini che fanno così sul pullman poi, la cosa che mi fa più ridere è che lo fanno seduti sul pullman. Ma dov'hai? Ma che c'hai? Cosi, ma che problemi com'è che hai? Si chiamano, non gli zarri, gli, com'è? Dai, c'hanno il nome, i maranza. Beh, i maranza, sì, che poi sono gli zarri. Eh sì, però adesso, ed erano i paninari, adesso non più. I truzzi. Ah, vediamo quanto faccio vendendo sta monnezza che c'ho, Allora, non il cibo. Il cibo mi serve. Vendiamo tutto il resto. Allora, vediamo. Ah, merda, devo anche riparare, giusto? 98,4. No, posso tenerlo così. Allora. Cosa sono i tabozzi? Te lo sei inventato. No, tabozzi esiste, però non da noi. Ho fatto 838, anzi 938. Buono! Siamo vicini alla casa. L'ordine la baita di paninari, tamarri, truzzi, maranza.
Questo è stato. Che in realtà sono quasi tutti la stessa cosa. Più no, o meno, sono, per, no, però è il termine che cambia. Mm-hmm. I cuozzi, bravo, anche i cuozzi, sì, col motorino. Che... I paninari. I paninazzi, scusi, vabbè, non mi viene. Non, i paninazzi. Lasciami stare. Sto impazzendo perché sto leggendo e sto mischiando quello che leggo qui a Ermenville. Gli ignorri, cosa sono gli ignorri? Quelli che fanno. Gli ignorri, non credo c'entrino nulla. Comunque non serve né il cibo né l'acqua, ve lo dico perché... Perché non è un survival. No, 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 perché qua... Cioè, ti serve perché se no muori magari, però se estrai... Ma l'hai a bere? E estrai non serve. Cioè, ti estrai e lui ti fulla tutto, quindi, boh... Io me la so, mi sono portato... Cos'è? Cibo in scatola. Forse per poter stare fuori più tempo. Va bene, io mi fermo qua perché abbiamo fatto un paio di estrazioni... Pure la salute, sì, serve per la salute, è vero. Però a me ha fullato tutto, c'ho tutto 100, vedi? Quindi ottimo, abbiamo anche i soldi per comprare... Io però vorrei tenermi i soldi per arredare la tenda, capito? Ah, aspetta, la sauna! Lo chiudo anch'io, comunque, non mi sta più dando dei server. Cioè, purtroppo tu ormai sei... Poi, sì. È per quello che dicevo, meglio non uscire, perché altrimenti ma non sono uscito! Per sempre. Non l'ho fatto. Sì, tu hai avuto sfiga. Pensa se avessimo detto, sì, usciamo, troviamoci. Stavamo nel menu tutto permesso. Lo continuerò per i fatti miei, non in live. Sì. Grazie, gatto. Ok, ho trovato gomma. La palestra. E non so neanche se vuole andarci su Sea of Thieves, ragazzi, che tanto sui server vuoti. Allora, per andare in palestra servono i soldi, servono i wood coin. Benissimo. Rimborso. Grazie Ermellino per i 16 mesi. No, non c'è una storia, è un extraction. Quindi hai delle missioni, te le faccio vedere. Ci sono delle missioni qui. Di solito tre a botta, ne puoi seguire una. Tipo, ecco, sì, ti confermo che quando arriva il messaggio è perché ha refreshato le missioni. Mi è successo indirettamente, perfetto, ho aperto il tablet. Perfetto, almeno una cosa l'abbiamo capita, molto bene. Quindi tu devi prendere tre oggetti, tipo kit idraulica, kit saldature e silicone, e ti dà mille dollari. Più tutto quello che estrai lo vendi. Secondo me un 2-3 mila a botta te li fai se non muori, se non crepi male. Sì. La sauna è chiusa. No, aspetta, attenzione. Sto facendo la sauna, gatto. Bravo. Oh. Ok. La piacevole acqua calda della sauna e il vapore rinvigorente che flutta grazie, nell'aria cazzo. Contribuiscono a farti recuperare le forze e rilassare completamente corpo e mente. E chiudiamo così, ragazzi. Chiudiamo con lui che si trastulla nella... C'è ho aperto Sea of Thieves. Sì. E c'è la coda per entrare nei server. Perché ci sono tutti troppi giocatori. Sono tutti quelli usciti da The Day Before. Sono andati su Sea of Thieves. Ci sta. Ci sta. Catroia. Va bene. Io ringrazio Gatto per la compagnia. Prego. Così perché è stata proprio compagnia. Non c'è stato niente. E noi ci rivediamo domani in live da me, ma anche alle 9 del mattino da Gatto, insieme alla live di Gatto, per recuperare i Game Awards, perché purtroppo siamo vecchi e dobbiamo andare a dormire presto. No, stare svegli fino a 1:30 per iniziare a guardare, ma col cazzo. Cioè, finisce alle 5. No. È più probabile che mi svegli alle 5 per guardarla. A domani, ciao belli! Comprò ok, ho staccato, amici... Saluto Bye. Anche voi. È stato un piacere chiacchierare con è te. È stato incredibile tutto, è stato un evento che mi ricorderò per tutta la vita. Sì. Grazie a tutti. No, ti giuro, il fatto che esista è già un miracolo, ma poi tutto quello che è successo prima è stato un delirio. A te almeno è successo di tutto, glitchato, cose. Sì, io fa tutto. No. Va bene. Buona ciao, serata, belli, ciao. Buona serata, buon Sea of Thieves, se riesci a entrare anche. Se vediamo. Ciao. Vediamo. Che poi vi dico, nessuno ci obbliga anche a non andare nei server safe. Magari non andiamo. Bella questa nave di Natale. Mi piace un botto.
compro. Ok. Questa che cos'è? Ah, è quella lì. Eh no, ma scusami. E allora voglio anche questa. Ma che dici? No! Ma è bellissimo. Dammi. Ho capito, però che bundle del cazzo fai? Prendo tutto. Ecco qua. Veramente un peccato per l'extraction. Ma ha smorzato tutto. Ma ha smorzato tutto. Allora, gioca. Avventura. Dai, proviamo mare calmo, ricompense ridotte, funzioni limitate. Non puoi andare con la tua nave? Oh, no, allora va in culo. Devo ricomprare la mortadella. Scusa, ma devo comprare un'altra mortadella per qua? Ah, solo in alto mare. No, ma allora vaffanculo. Non ho nessun motivo per andarci, allora. Rollerdrome non l'ho provato. Buona serata, Manuels. Sì, però non credo che resterò tanto anch'io, eh. Volevo provare i safer, ma se non si può andare con la mortadella, allora me ne sbatto la Waller. Il problema è che adesso tutti i Nubbies saranno nei safe. E qui non troverò nessuno, cioè troverò solo degli dei. Mare calmo, puoi giocare con gli amici, sì. Trovi solo sponchilloni. È quello che mi preoccupa. Comunque, per questo periodo natalizio, la nave la dobbiamo cambiare. Facciamo solo questo. Allora, la polena, voglio mettere quella lì, che era molto bella. Questa? O questa? Questa però è più figa, con tutto il coso che viene fuori, tiè. Salva oggetto sulla nave. Ecco qua. Poi la livrea, assolutamente questa. La vela. Cazzo, ma non ci sono quelle rosse e verdi. O rossa o verde. Questa è la Jack O'Lantern in realtà. Perché nel galeone che ce le ha bicolor. Che sfiga. La metterò rossa. Questo, che bella questa polena qua. Cioè questo coso. Ma i cannoni non si toccano comunque. C'è lo sparo natalizio? Questo. Qua vediamo. Bello. Vai. Bom, e cambiamo anche la decorazione. Dov'è? Eccola qua. Non si può averlo rosso? Niente. Si chiama Timone, non mi veniva. Ma è verde però. Mi aspettavo più rossiccia, ma che bella che è. Eccolo là. E non mi ha messo il nome. Che coglioni. Solito bug. Ci sarà 12 ore, ragazzi, venerdì 22
Allora, mettiamo questo. Come dicevo, no, adesso si è buggato per sempre. Venerdì 22, anche se purtroppo non ci sono gli sconti, quelli per le sub regalate, ho preferito farle il 22 che è prima di Natale. Niente, qua, vabbè. Niente, perso completamente. Perché è rotto qua? Che è sta novità? Perché non l'avete tutta spaccata? Non è normale. Ci sono le sub normali scontate. Esatto, voi vi abbonate e pagate di meno se vi abbonate. Presa usata? L'ho comprata incidentata. Boh. Si è anche rotto un bel po'. A 4.000 sub magari niente 24 ore, ma 12 ore di Santo Stefano. Perché? Non dovrebbe rimanere rotta dalla volta precedente. O meglio, rovinata sì, ma rotta così no. Spero non sia sburata. Che palle. Sì, effettivamente potrei ripararmela adesso per vederla nuova. Magari hanno fatto un aggiornamento che stavolga tutto, no. Te lo dico già, no. Teo, invece, resta danneggiata e se la fondi prima di slogare i danni aumentano. Veramente? Ma non mi era mai capitato. Che storia. Sarà che lascio la nave sempre pronta. Vieni qua, Karim. Ara che bello! Ara che bello che è Natale che è! Guarda che è Natale! Eh? Guarda il Karim di Natale! C'ho dei vestiti di Natale io? Cioè, c'ho, sì, quello di babbo, però non volevo mettermelo. C'è questo, però è troppo... È troppo chiuso. Non mi rappresenta. Cos'è sta roba? Bello. Bellissimo. Reputazione Gilda 40 però mi serve. Ma cos'è? Scusa, della Gilda di che? Ah, la Gilda, quella, la mia Gilda. Vabbè, non ce l'ho. Cioè, ce l'ho, ma non c'è nessuno dentro. Che peccato, però sono robe fighe, eh. Sì, 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 ho capito quale Gilda. Sì, lo so che posso navigare da solo, ma devo metterci dentro la nave, mi dà fastidio. Mi dà fastidio mettere la mortadella a disposizione. Puoi darla alla Gilda, ma non mette a disposizione di altri. È lo stesso, però devo per forza giocare come Gilda ogni volta.
The Day Before mi ha buttato fuori dal server e non ha mai più funzionato. Manca l'H, Quentin. Ops. Questo giovedì che sa di sabato è fantastico. Non per me. Allora, vi ricordo comunque che domani io farò la live il mattino con Karim e guarderemo i Game Awards. Non fate spoiler, l'ho per scontato però, lo ripeto. E non ci sarà la live serale domani, va bene? Sto un po' con la Lale. Vorrei prendermi un po' di tempo. Lo so che stamattina non ho streamato. Mi dispiace, ragazzi, ma ho avuto veramente un momento di breakdown mentale abbastanza grosso. E niente, sono stato male. Sono stato male fondamentalmente, quindi non ho fatto la live. Alexander, buonasera, come sta? Tutto bene, grazie. Quindi per questo motivo stamattina non ho fatto la live. Mi è dispiaciuto perdermi il day one di Avatar. Fortunatamente l'abbiamo giocato ieri. Bene. Lo continuiamo lunedì. Scusami, dove hai letto che GTA 6 sarà esclusiva PlayStation? E poi cosa dovrei pensare di un trailer di un gioco che esce fra 2 anni? Vai. Ci rifacciamo il 22. Sì, stavo dicendo, saranno scontate le sub normali, quindi rinnovate il 22, ma non quelle regalate. Quelle regalate saranno dal 27. Però volevo fare la live lunga prima di Natale. Mi pare di aver capito che fosse PlayStation Exclusive da multiplayer. Leggi meglio. O intendevi Gran Turismo? Però non credo. Esce il trailer tra 2 anni. No, il trailer anticipato è stato per Dragon's Dogma. Non Dragon's Dogma, scusami, per Dragon Age. Dragon Age hanno fatto il trailer di un gioco che uscirà l'anno prossimo. Cioè, scusami, il trailer del trailer che uscirà l'estate prossima. Grazie Termos per il raid. Ho dimenticato che sono le 9. Non è un MMO. Allora, The Day Before, ragazzi, non è un MMO. È un extraction. Quindi lasciate perdere se non volete giocare un extraction alla Tarkov. Con Trento a caso, no? C'è Treviso, c'è. C'è nessuno comunque sul server, vedi? Perché sono tutti nei safer. Sì, sono usciti quelli di Monkey Island, però non mi ha fatto impazzire il primo, non ho voluto giocare neanche gli altri. I Termos hanno detto tra l'altro che faceva cagare, quindi... Certo! Almeno il gioco esiste, sì, però... Allora, ribadisco. Avessi saputo fosse stato un extraction, non sarei partito un'ora prima in live...
e sapendo anche che i server si sarebbero intasati, avrei puntato a giocare altro. Dai, non me ne sbatte veramente un cazzo dell'Extraction, purtroppo. È quel tipo di gioco che proprio non mi interessa. Martina l'ha preso bene stasera? No, non l'ho ancora presa. Non la prendo in realtà la melatonina. Non ne ho bisogno. La sertralina mi schianta abbastanza. Vabbè, comunque io vi saluto anche adesso, perché non ci sono novità in realtà su Sea of Thieves. Volevo fare Safer Seas, abbiamo messo la nave nuova qua, molto bella. Però Dream, grazie per i 45 mesi. Sì, sì, chiedo il rimborso di The Day Before e ci vediamo domani mattina con Karim e Game Awards. Va bene? Buonanotte, belli. Non ho chiuso. Premuto il bottone sbagliato.